e benvenuti in un mio nuovo video. Oggi parlerò dell'ascensione di Cristo, visto che domenica sarà questa festa. Tratterò questo argomento affrontando prima l'ascensione dal punto di vista artistico, per poi parlare dell'ascensione di Cristo all'interno della Cappella degli Scrovegni. Buona visione! L'ascensione è un tema affrontato non nei Vangeli ma all'interno degli Atti degli Apostoli. La raffigurazione più antica proviene dalla Palestina e presenta tratti in comune con l'apoteosi e con il ratto. L'ascensione viene raffigurata fin dal IV secolo e possiamo trovare alcuni casi sia in frammenti di sarcofagi, come per esempio quello di Arles e di Clermont, ma anche in avori, come per esempio nel caso del Dittico di Monaco. L'ascensione viene talvolta confusa nella raffigurazione artistica con la Pentecoste e con la Trasfigurazione. Nel mondo occidentale esistono tre canoni di raffigurazione dell'ascensione. Il primo è quello più raro e presenta una nuvola da cui spicca la testa del Cristo, che viene sorretta dagli angeli. Il secondo caso invece presenta i piedi del Cristo che sbucano da una nuvola, mentre gli apostoli e la Vergine osservano la scena. Il terzo caso, invece, che è quello più comune, presenta tutto il corpo del Cristo e viene talvolta confuso con la Trasfigurazione. Prima di parlare dell'affresco di Giotto, è bene dare uno sguardo alla Cappella degli Scrovegni. La Cappella degli Scrovegni venne realizzata intorno al 1303-1304 sotto incarico di Enrico Scrovegni ed era situata su un antico anfiteatro romano. La cappella presenta quattro registri sovrapposti e sono raffigurate scene prese dalla Leggenda Aurea di Jacopo da Varazze. Sono infatti raffigurate le storie di Anna e Gioacchino, le storie di Maria e le storie di Cristo, ma poi sono presenti anche il Giudizio Universale e le allegorie dei vizi e delle virtù. Per quanto riguarda l'ascensione di Cristo di Giotto, si tratta di un affresco realizzato tra il 1303 e il 1305 per la Cappella degli Scrovegni. Giotto, con questo affresco, utilizza un linguaggio nuovo e moderno per descrivere quanto accadde negli Atti degli Apostoli. Sono presenti due registri, uno inferiore in cui sono raffigurati gli 11 apostoli e la Vergine inginocchiati, e uno superiore in cui è presente Cristo che sale al cielo. Sono presenti inoltre due schiere di angeli e di santi sovrapposti, che ripetono il gesto del Cristo mentre essi sale al cielo, quasi a voler condividere l'evento. Il video finisce qui. Ci vediamo alla prossima puntata. Esce un nuovo video ogni mercoledì e venerdì alle ore 21. Mi raccomando, iscriviti al mio canale. Alla prossima!